Grande inaugurazione questa mattina al commissariato di Porto Gruaro, inaugurata la nuova sede. Prima abbiamo sentito il vice capo della polizia Nicola Izzo, adesso sentiamo il questore Vincenzo Rocca, questore di Venezia da pochi giorni, e il sindaco Antonio Bertoncello, sindaco di Porto Gruaro. Se non sbaglio regia, cominciamo proprio dal primo cittadino. E così è infatti, via al servizio. Antonio Bertoncello, sindaco di Porto Gruaro, l'orgoglio e la soddisfazione di aver inaugurato un nuovo commissariato. Tutte le autorità hanno stabilito che insomma, inaugurare strutture così di questi tempi non è facile, bisogna dire che comunque il comune di Porto Gruaro ha fatto la sua parte. Ma diciamo di sì, bisogna come tutte le cose crederci e nei programmi di mandato fissare delle priorità. La sicurezza, come ho avuto modo di dire prima, è una delle priorità di questa amministrazione e all'interno delle difficoltà comunque economiche che i comuni hanno, anche se ci riferiamo al comune di Porto Gruaro abbiamo risorse importanti, però col patto di stabilità non riusciamo a utilizzarle e spenderle, però voglio dire, per ritornare alla sua domanda, è veramente un momento di grande orgoglio poter assegnare al commissariato questa sede e a settembre, perché è previsto a settembre, l'inaugurazione della nuova sede della Guardia di Finanza, che è qui a pochi metri. Che è più grande del commissariato. Che è molto più grande, ma è molto più attrezzata, perché è stata costruita dal nuovo, con le nuove tecniche e le nuove progettualità. Questo è un edificio adattato, anche se, voglio dire, ha messo in condizione, in termini organizzativi, il commissariato di poter lavorare. Beh, innanzitutto il questore è il questore della provincia di Venezia, quindi deve porre un'attenzione a tutto il territorio, a partire dal capoluogo, con le problematiche che sono state in parte evidenziate, una vetrina che va preservata non solo dai crimini ma anche dal malcostume, dagli atti vandalici, dalle disattenzioni da parte dei cittadini o da forme di illegalità, ma c'è un intero territorio che comunque è una cerniera anche con altre nazioni abbastanza vicina, che deve questa situazione indurci a modulare la nostra attività di intervento su quelle che sono le esigenze di ogni posto del territorio, che possono anche essere diverse. Chiaramente questo territorio, essendo avendo una costa meravigliosa, già in questo periodo, e si è capito già stamattina per il volume del traffico, ma anche nei prossimi giorni e nei mesi a venire, sarà particolarmente interessata da una forte concentrazione antropica. E questo comporta anche un rischio più elevato di situazioni di interesse criminale e comporta una nostra attenzione più incisiva e più determinata.